squadra in campo per la prima delle due semifinali di consolazione, se così si può dire, per questa terza edizione del Lugano Champions Trophy, in campo derby svizzero tra Basilea e Sion. Riepiloghiamo innanzitutto il quadro allora delle semifinaliste. Le due semifinali saranno Barcellona Krasnodar e Genk Lugano. Dal quinto all'ottavo posto si giocheranno le posizioni di ripiego Basilea-Sion appunto, e nell'altra semifinale Grasshopper-Legia-Varsavia. E questo è un derby svizzero che mette di fronte la squadra del Sion, che ha purtroppo per lei subito più gol nella prima fase, 14 gol in 3 partite, segnandone uno proprio allo scadere dell'ultima gara di girone contro il Legia-Varsavia, e il Basilea che non è riuscito a inserirsi nel discorso per le prime due posizioni, è arrivato terzo dietro Genk e Krasnodar appunto. Insomma, squadre entrambe svizzere, che hanno anche una tradizione solida a livello di prima squadra e che si affrontano appunto in questa terza, in questa prima gara pomeridiana della terza edizione appunto del torneo di Lugano. Sione, che ha messo in luce una coppia di attaccanti piuttosto brillante, va detto, il numero 8 Jota Luyet e il numero 9 Victor Bisimana, allenati da Gregory Parché con l'assistente Ludovic Gaillard. La squadra del Sion all'esordio assoluto in questo torneo, così come l'esordio è il Basilea, che ha messo in luce un buon giocatore come numero 9 Spat Shillova, squadra che ha pareggiato con il Genk, unica squadra, ricordiamo, ad aver imposto il pareggio alla squadra che poi ha vinto il girone con 7 punti, un pareggio peraltro, va detto, anche piuttosto meritato per quello che aveva fatto il Basilea, che però poi non è riuscito a dare continuità ai propri risultati ed è dunque, si è dunque classificato al terzo posto, ma apparentemente sembra una squadra migliore del Sion, parte favorita la squadra con la maglia bianca in questo momento, maglia di riserva rispetto alla tradizionale prima maglia rosso-blu, con il Sion che invece schiera la sua prima maglia con quella bianco-rosso. C'è subito una rimessa per la squadra rossa, il Sion, Daniel Martin in verticale, pallone recuperato dal numero 2 Niang, che però viene fermato in maniera piuttosto ingenua per lui dal bravissimo Luyet. Subito duetto cercato con Bisimana, facile l'intervento del portiere Milo Minder, che rilancia con i piedi troppo lungo, anche senza particolare motivo di ricercare il lancio lungo. La rimessa laterale a favore del Sion che, come detto, ha retto un po' le gare contro Barcellona, un po' meno con Lugano, ha retto un tempo prima di incassare 4 gol e soprattutto ha subito 9 gol dal Barcellona, passivo molto pesante che rappresenta il punteggio più netto che si è verificato nella prima fase. Poi un pareggio giustissimo contro il Legia Varsavia, squadra che insomma forse ha subito troppi gol rispetto a quelli che meritava, in attacco dipendente troppo dalle lune dei suoi due piccoli attaccanti, specialmente Luyet, certamente il giocatore migliore di questa squadra. Seguiamo un po' la serie del Basilea, subito pallone in verticale, posizione regolare, il pallone sul fondo, la grande occasione fallita da Jean Anjan, numero 15 della squadra bianca e maglia bianca, che si è presentato solo davanti al portiere Tuli, fallendo l'occasione. Subito Basilea pericoloso, adesso attenzione a numero 9 Shillova, che cerca dalla distanza, il pallone in rete per il vantaggio del Basilea dopo soltanto 1:30, è già in vantaggio con Shillova, non benissimo nella circostanza, Tuli abbagliato forse anche un po' dal sole, dalla traiettoria difficile del pallone, ed è gol ancora di Spat Shillova per il vantaggio dunque del Basilea, 1-0 sul Sion, gol che sblocca subito il risultato e che mette in discesa la partita per la squadra in questo momento in possesso di palla, recuperato però dal Sion, pallone pericoloso fino all'inizio dell'area, viene poi allontanato dalla squadra attualmente in vantaggio con numero 9 proprio Bisimana, va via, cerca poi un pallone a destra trovando compagno, l'aiuto, alza il pallone, c'è Louis Gabu, giocatore più giovane in campo, un classe 98, chiedo scusa, 2008, 22 gennaio 2008, numero 5 Borja, pallone in avanti, ancora il duetto tra i soliti due, la conclusione, niente male da parte di Bisimana, e la palla alta sopra la traversa, reazione del Sion con la sua coppia d'attacco, Luyet Bisimana, il numero 8 e il numero 9. Praticamente gli unici giocatori
pericolosi di questa squadra in attacco. Gran palla in verticale, si disimpegna bene Bourgeois, il numero 5, poi ancora il Sion a recuperare con Gerzner, numero 2, che perde in questo momento il pallone, recuperato dal numero 6, Maurice Begré. Palla indietro per Minder, poi Niang, interviene ancora a spazzare Gerzner, la rimessa laterale è a favore del Sion, mentre inizia il riscaldamento anche sul campo A, inizierà in ritardo, leggero ritardo, l'altra semifinale tra per il quinto ottavo posto tra Grasshopper e Legia Varsavia. Va ribattuta questa rimessa. Pallone in verticale ancora per il Basilea, che si presenta pericolosamente davanti alla porta, fallisce da due passi Scillova, ma c'era fuori gioco e dunque si riparte con un calcio di punizione per il Sion. Basilea che già ha avuto l'occasione però per andare sul 2-0 dopo 4 minuti, Sion che non brilla, non aveva brillato quel torneo per la sua solidità difensiva. Ancora Scillova, strepitoso in mezzo a due, Scillova va ancora a servire un grande assist per il numero 8 Kuratli, che arriva con un centesimo di secondo in ritardo, fallisce l'appuntamento con l'assist per del suo compagno. C'è stata in realtà deviazione, no? Si tratta di calcio d'angolo per il Basilea. Ancora Kuratli, tutto buono, attenzione, no, fuori gioco, fuori gioco. Punizione ancora per il Sion, ma è decisamente il Basilea che fa la partita. Fuori gioco, ce l'ha finito Begré. Decisamente il Sion che fa la partita. Ancora con Kuratli, limite dell'area, fermato. Ancora Scillova, si lotta. C'è anche Bisimanà a dare una mano, però è allontanato nella zona del numero 14 Probst. Ancora Scillova, fuori gioco ancora una volta Kuratli. Devono fare più attenzione ai giocatori del Basilea, Sion che non ha certamente nelle proprie corde una tattica di fuorigioco particolarmente rigorosa, però per già tre volte il Basilea è finito in offside. Recupera la palla Laiet, attenzione, può andare in contropiede, la conclusione, ha cercato di prendere in controtempo il portiere Minder, di fatto però la pallone è troppo facile per il numero uno del Basilea, che ha bloccato aiutandosi con il rimbalzo. Poi Niang, bellissimo questo pallone per l'inserimento da parte del numero 15 Aydin, fino in fondo Aydin mette in mezzo la palla lì, la buca clamorosamente, però ancora Kuratli, si salva il Sion. Basilea che già può godere di spazi enormi nelle proprie ripartenze. Ancora Aydin, ancora una rimessa per il Sion. Quando siamo arrivati alla metà del primo tempo, siamo sempre sul 1-0 per il Basilea. Ancora Aydin, ancora un duetto bellissimo, Aydin davanti al portiere, Tuli in angolo, seconda occasione nel giro di un minuto per Aydin, sempre dalla stessa posizione, deve essere più concentrata, deve stringere di più le maglie in difesa del Sion, sono già andati via con grande facilità i giocatori del Basilea. Calcio d'angolo allora per la squadra attualmente in vantaggio. Regge fin qui il gol di Scillova dopo due minuti, però in mezzo ancora una volta Sion in affanno, spazza la difesa, almeno ci prova, forse c'è un fallo, sì, c'è la punizione per il Sion che può un po' respirare dopo un inizio piuttosto complicato e complesso di partita. Bourgeois. Buono il lavoro di Laiut. Sì, Luiet, scusa. Ancora un intervento arbitrale, c'è stato un contrasto tra il piccolo Niang. Può riprendere il gioco con Minder, Probst. Ancora Scillova. Bravo Scillova ancora. Ottimo davvero nelle sue giocate, palla niente male anche in mezzo. Davvero bravo questo numero 9 del Basilea, Spat Scillova, che non è soltanto giocatore che fa gol, ma come vedete fa tanto gioco, fa tante giocate a beneficio dei compagni. Ed è proprio lui che batte la rimessa laterale con i piedi.
non trova compagni, alla fine scarica su Kuratli che gli restituisce un gran pallone, ancora Shillova in mezzo, la porta è vuota, la grande occasione per il Basilea che però fallisce ancora una volta l'appuntamento con il gol. Sion in qualche modo riesce a spazzare andando in avanti a cercare Luiet. Minder alleggerisce su Niang che perde per un attimo il pallone, lo riconquista ancora il Basilea, dentro il pallone per Shillova, troppo lungo, facile Tuli. Ancora l'Aiut, può andare lui, Luiet, che gol, Jota Luiet, dopo 9 minuti pareggia Elasio con un altro pezzo di bravura del suo giocatore migliore, quello con la maglia numero 8, sinistro imparabile per Minder, 1-1, ma un giocatore notevolissimo che migliora di partita in partita. Questo Jota Luiet, 9 dicembre 2007, 11 anni ancora da compiere. E qui Bisimana recupera il pallone, c'è proprio Luiet in mezzo, Bisimana non riesce a servirlo, si accontenta della rimessa laterale che è a favore del Sion. Uno, un gol a testa, i due giocatori migliori fin qui in gol, Shillova e Luiet. Dalla distanza, il tentativo un po' velleitario di Borjat, direttamente sul fondo. Shillova, ancora lui, mezzo a due, Shillova tiene in scacco da solo tutta la difesa del Sion, escono male i giocatori del Sion, riescono ad andare ancora su Luiet che qui si incarta e allora prova dalla distanza in maniera un po' precipitosa Probst sul fondo e sembrava un Basilea destinato a dilagare, invece ha pareggiato il Sion 1-1, 10 minuti, c'è un'altra rimessa laterale a favore del Sion. Sull'altro campo prosegue il riscaldamento di Grasshopper e Legia Varsavia, c'è anche, ci sono anche i bambini del Lugano tra poco impegnati nella semifinale contro il Genk. Rimpallo che, attenzione, stava quasi per sorprendere Tuli sullo stinco di Shillova. Un minuto all'intervallo per un Basilea Sion con tante occasioni, comunque 1-1, ancora Luiet, poi Bisimana vince un contrasto, ne perde un secondo, riparte il Basilea ancora con i due, Shillova e Kuratli, ancora Shillova, tiene in campo, mette in mezzo, una gran palla sul fondo, che bella azione del Basilea. Ancora una volta Shillova scatenato sulla destra e Aydin non è riuscito a centrare lo specchio. Azione bellissima degli svizzeri, che sono entrambi squadre svizzere, quindi diremo del Basilea. Minder ancora rischia sulla pressione di Bisimana il Basilea, alla fine Probst si accontenta di mettere in fallo laterale, la rimessa è sempre della Sion. Con il numero 7 appena entrato in campo Andrade Marques, da dentro ancora per Luiet, la botta e la deviazione in angolo di Winder, ancora dal nulla Jota Luiet crea pericoli ad ogni pallone toccato, c'è tempo ancora per battere l'angolo, poi si andrà all'intervallo. Sion che ha addirittura sfiorato il vantaggio dopo il pareggio dello scatenato Luiet. Sono già pronti alcuni cambi nel Sion per il secondo tempo. Pallone in mezzo, allontana il Basilea, la palla resta lì, ancora Luiet dal fastidio, attenzione, allontana bene Luiet, non benissimo qui verso Bisimana, finisce qui comunque il primo tempo 1-1, vantaggio del Basilea con Shillova, dopo due minuti pareggio del Sion con il migliore in campo Jota Luiet, 1-1, a tra poco per il secondo tempo. Squadra in campo per il secondo tempo di Sion Basilea, primo tempo 1-1 illuminato dai gol di Shillova e Luiet, proprio Luiet qui nel possesso di palla, viene fermato da Aijin, poi rischia qualcosa il numero 5 del Basilea,
Schrenk, entrato in campo nel secondo tempo con il passaggio all'indietro verso il portiere Minder. Lancio lungo, niente male a mettere in movimento il velocissimo Scillova, che però non è talmente veloce da raggiungere questo pallone. 1-1 dunque in questa prima semifinale per il tabellone dal quinto all'ottavo posto. Sta per iniziare sul campo adiacente l'altra semifinale tra Grasso per Lega e Varsavia. Intanto Kuratli, la conclusione, deviazione, calcio d'angolo con il portiere riccioluto Fournier, che ha preso il posto di Tulli nella secondo tempo. Tra i pali sono sempre alternati in tutte le partite del gruppo i due portieri, non fa eccezione questa partita. C'è un calcio d'angolo per il Basilea, lo andrà a battere il numero 10, un altro dei nuovi entrati, Luan Rezepi. 12 febbraio 2007, pallone forte in mezzo, troppo forte, nessuno lo trova e la palla termina in calcio rimessa laterale. Pallone lungo in avanti a cercare ancora Luiet, che da solo getta nel panico una difesa intera, appoggia l'indietro verso Filie. Filie rinviene su di lui Kuratli, anzi Scillova, poi Kuratli e quindi Schrenk, ancora verso Scillova. Scatto una giocata troppo difficile, la palla è però ancora del Basilea. Kuratli, Scillova, tutto buono, Scillova in area, Scillova, Fournier, gran giocata del Basilea, ancora con i due più in sintonia, l'8 e il 9, ancora Kuratli, Kuratli, Kuratli ancora nello stretto, va via, palla uscita, messa dal fondo per il Sion, dopo due minuti nella ripresa, 1-1, iniziata intanto anche l'altra semifinale, le 14, leggero ritardo ma tutto assolutamente come programma. Fournier, Luiet va via, Luiet velocissimo, Luiet, Luiet ancora e poi finisce il campo, ma ancora una volta un saggio delle grandi qualità del formidabile numero 8, che sta dando spettacolo in questa partita. Pallone buono adesso per Kuratli. Monta Andrade Marques, ancora però Kuratli ruba il pallone, Kuratli va giù in scivolata, Andrade Marques, tutto buono, Kuratli dentro, pallone allontanato, c'è dall'altra parte Schrenk, ancora Scillova, fa quello che vuole, mette in mezzo, bella palla, lontana il Sion, si va con il Basilea in fallo laterale, con la touche. Se ne occuperà Fabien Dain con il numero 11, ecco, lo vedete in basso all'indietro verso il portiere Minder, ancora Dain, allarga bene per il tocco di Schrenk, ma c'è il fuorigioco di Scillova e Sion che si salva guadagnando un calcio di punizione. Lancio lungo che trova ancora il solito Luiet a gettare nel panico la difesa del Basilea. Ora un pallone buono per Scillova davanti al portiere, Scillova, ancora Scillova, 2-1, 17 minuti e il Basilea torna in vantaggio ancora con il suo numero 9 Spat Scillova, resistito all'intervento di Martin e ha battuto Fournier con grande freddezza, tutt'altro che facile questo gol di Scillova. E ancora una volta il Basilea trova il gol con il suo grande numero 9. Ancora la buona occasione, Kuratli davanti a Fournier, l'1-2 del Basilea in meno di un minuto, due gol, 17esimo entrambi per Scillova e Kuratli, 3-1, tutto velocissimo,
gran palla dentro, difesa del Sion molto larga e bravissimo Kuratli. 1-2 che fa male questo al Sion, che aveva resistito molto bene per 17 minuti e poi ha incassato due gol nel giro di 40 secondi. E qui adesso si fa molto dura la corsa per evitare la finale per il settimo posto. Il tiro, la respinta in angolo di Fournier. Non è anzi tenuto in campo dal numero 11 del Sion, che proprio lo trascina in foro laterale. Morté, la rimessa però del Sion. Sei minuti alla fine, Sion che sembra un po' aver risentito adesso del doppio colpo. Basilea che continua a attaccare quasi esclusivamente, pallone da buono di Kuratli per Scillova. Scillova, solito duello con Andrade Marquez. Scillova, c'è una rimessa, c'è un calcio d'angolo a favore del e rieccoci dopo una breve interruzione. 18:45, 5 minuti e 20 alla fine, il vantaggio doppio del Basilea, 3-1 per il formazione con la maglia bianca e i calzoncini blu. Ma attenzione ancora a Lujet, se leva Lujet, mette in mezzo, dovrebbe forse calciare, ma arriva il gol del Sion. Ancora una volta ci pensa Lujet e realizza Lucas Morté, 3-2, accorcia il Sion. Ancora uno strepitoso allungo di Lujet, la respinta di Minder ed è bravo Morté ad anticipare tutti sul secondo palo e a mettere in rete il pallone del 3-2. 4 minuti ha il Sion a disposizione per andare in parità, non sarà facile. Ci prova ancora il Basilea con Scillova che sbaglia il controllo. Alla fine Morté mette in faro laterale. Tutto, chiedo scusa, c'è una correzione. Sull'altro campo è in corso Lugano Genk, la prima semifinale maggiore. E invece a seguire ci sarà Grasshopper Legia Varsavia per la partita tra il dal quinto all'ottavo posto. Guadagna la rimessa il Sion. Pallone complicato da giocare. Recupera il Basilea, c'è un fallo, si gioca. Tanto giù in maniera piuttosto energica, si lotta, si fa anche forse un po' male. C'è anche un po' di stanchezza tra i giocatori in campo. Ultimi 3 minuti di questa prima semifinale dal quinto all'ottavo posto. Tanto grandi boati dal campo numero, campo lettera A per la prima semifinale tra Lugano e Genk, che eleggerà la prima finalista di questo Lugano Champions Trophy. Gran giocata di Rezepi, poi ancora Scillova, difficile tenere la palla in campo, non ce la fa Scillova, anche un po' stanco. Sion che ha chance per andare in attacco, quasi tutti affidate alla verve del suo numero 8. Lujet, che palla bellissima per il numero 9 Bisimana, l'uscita di Minder, si salva il Basilea,
ma è ancora tutto Lujet, sbagliami nel rilancio. Sion che ha possibilità con Jason Gerzner per provarci fino alla fine. È entrato anche il numero 10 di Demukai, biondino in mezzo al campo. Lancio in avanti, ancora Lujet, mette giù bene, viene fermato, poi Borja, Gerzner, errore di Fournier, non ne approfitta il Basilea con Scillova. 80 secondi, Fournier, c'è l'azione di Morté, la rimessa è del Sion che si può concedere l'ultima azione d'attacco quando manca un minuto, più breve recupero alla fine. Sbaglia Morté, la rimessa però è sempre del Sion che non vuole mollare. E allora batterà Borja, osservato speciale ovviamente Lujet. Ancora Borja, ancora Lujet, palla che passa, attenzione al numero 9, Bisimana, esce Minder. Basilea, palla al piede, ma sbaglia clamorosamente, attenzione, l'errore anche del Sion, può andare via Scillova, stanchissimo, palla uscita, c'è un'ultima azione per il Sion, 25 secondi, c'era ovviamente il tempo per batterla e per farla sviluppare questa azione. Torniamo indietro, Borjat, andiamo un po' in avanti, un po' alla cieca, lo tiene in campo Morté, anzi no. E allora scocca il 24esimo, fischietto già in bocca per l'arbitro. La rimessa affidata al numero 11 Dain, poi Minder. Per un'ultima azione, la palla è per Scillova. Scillova, ancora Scillova, ne salta tutti, ma le mette in mezzo, poi Dain controlla, prova il destro, la palla è alta. Potrebbe essere finita qui la partita. Finisce qui, 3-2, ce la prende Lujet, gesto di stizza per aver perso, ma lui da migliore in campo può sicuramente dirsi soddisfatto. Ed è dunque il Basilea che accede alla finale per il quinto e sesto posto, per il Sion la finalina per evitare l'ultimo posto contro la perdente della prossima partita. Grasshopper, Legia, Varsavia, a tra poco.